Queste sono le Alpha Fly versione 3, rappresentano la scarpa per battere tutti i record di maratona, sono scarpe velocissime, mi sono piaciute tantissimo. Per capirlo comunque partiamo dalle specifiche, ma in questo caso la recensione è fatta dal negozio YRUN. Le Nike Alpha Fly 3 nella taglia US 10 sono di 220 grammi, mentre in quella femminile sono di 176, taglia US 8, hanno un drop 8, 39,5 mm nel tallone, 31,5 nell'avampiede, rappresentano una scarpa super veloce, reattiva, adatta a tutti i podisti amatori che volessero correre al massimo delle proprie potenzialità. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi sono adatte queste scarpe. Visto che abbiamo dato i numeri, partiamo dai numeri stessi. V62 è il numero di iterazioni della tomaia che è in Atom Knit versione 3, mentre sulla parte laterale nell'intersuola è presente un altro codice che rappresenta di fatto il tester che ha utilizzato questa scarpa. Si dice che sia la vincitrice di diverse maratone, ma non è detto saperlo. Per la puntualizzazione estrema stiamo parlando di un modello che si chiama Proto, ma di fatto Proto è soltanto la colorazione, anche se il codice tra maschile e femminile è diverso. Codice diviso in due sottonumeri, provi a indovinare numero dell'atleta e versione della scarpa utilizzata. L'altro numero interessante da conoscere è che questa scarpa l'ho utilizzata per quasi 100 km, purtroppo, e metto qua sotto qual è il numero esatto di chilometri, purtroppo non ho potuto provarla in una gara, anche perché in questo periodo vacanziero l'unica gara che ho fatto è stata quella di mangiare e bere al massimo possibile. Ho amato l'Atom Knit versione 3, che rispetto al modello precedente è assolutamente molto più traspirante, ma soprattutto molto meno aggressiva. Nel puntale una quantità di tomaia molto inferiore rispetto a quella del modello precedente, la qualcosa mi fa dire che suggerisco lo stesso numero rispetto invece al modello precedente, dove suggerivo mezzo numero in più. Mi è piaciuto il fatto che la scarpa sia filante, ma garantisce comunque un bloccaggio del piede perfetto nell'avampiede stesso. I lacci non sono cambiati rispetto al modello precedente, squadra che vince non cambia, mentre è cambiata l'allacciatura, che in questo caso è assolutamente molto legata al knit, il famoso fly knit della scarpa stessa. Contrariamente al passato, la struttura è davvero integrata nella scarpa stessa, si allaccia questa scarpa in maniera davvero molto semplice. È stato tolto il nastrino nella parte superiore, cosa che aggiungeva del peso supplementare. In questo caso l'inserimento è abbastanza semplice, ma non così semplice. Questa scarpa calza, tra virgolette, a calzino, e quindi non avrete nessun problema. Io ho utilizzato mezzo numero in meno e, contrariamente al solito, mi era capitato col primo modello di avere qualche problema all'unghia del piede. In questo caso, anche con mezzo numero in meno, non ho avuto nessun problema, pur correndo un lungo di 30 km. La struttura della tomaia è davvero un tutt'uno. Ci sono dei pezzi super super traspiranti, poi nella parte dell'avampiede effettivamente c'è un supporto importante, ma non così estremo come invece era quello del modello precedente. Ho amato soprattutto il fatto che il tallone consenta di avere un piccolo salottino nella parte posteriore per garantire sollievo al tendine d'Achille. Chiaramente la conchiglia è praticamente inesistente, tranne nella parte veramente inferiore, dove effettivamente c'è un supporto che garantisce una stabilità buona, anche se questa scarpa è pensata per correre di avampiede, ma non avreste comunque dei problemi nel caso in cui appoggiaste di tallone. Tenete conto che il supporto si estende lateralmente per 4-5 cm, però chiaramente è una scarpa con un appoggio netto. Se nella parte dell'avampiede la tomaia è relativamente rigida per consentire i cambi di direzione, una cosa che ho apprezzato è che il fly knit nella parte superiore della linguetta invece è molto morbido, confortevole e vi consente un'allacciatura ben precisa, anche grazie alla quantità importante di, tra virgolette, occhielli che consentono una scelta di allacciatura diversa in funzione della vostra tipologia di piede. Questa scarpa non mi si è slacciata in nessuna delle corse che ho fatto nei giorni scorsi. A livello di numero suggerisco assolutamente lo stesso numero in casa Nike. Sappiate che la scarpa è molto filante e questa ovviamente è una scarpa da gara, quindi è pensata per correre davvero velocemente. Se avete un piede abbastanza largo, suggerisco magari mezzo numero in più nel caso in cui nel passato abbiate avuto dei problemi. Ho poi amato moltissimo l'intersuola, che è sempre in ZoomX, ma
esiste il Zoom X, e Zoom X nel modello precedente, mi hanno detto tutti, sto parlando dell'Alpha Fly 2, era una scarpa tra virgolette molto più dura. In questo caso invece la mescola è assolutamente più morbida, soprattutto non so come, non so perché, ne è stata aggiunta secondo me una quantità importante nella parte del tallone. La geometria della scarpa stessa è cambiata anche essa, perché se prima c'era una struttura segmentata in due pezzi, in questo caso invece la struttura è assolutamente unica, struttura sempre a barchetta. Ho amato tantissimo i pod nell'avampiede che consentono di correre davvero velocemente. Ho letto da qualche parte che ce n'erano tre, no, in realtà sono solamente due, però sono assolutamente, se correte di avampiede, davvero molto reattivi, e al tempo stesso, grazie alla quantità di mescola anche nell'avampiede stesso, vi consentono di correre davvero velocemente. Ho amato poi il fatto, e l'ho utilizzata in Vallolona, di conseguenza ho anche corso in discesa, che questa struttura nella parte posteriore, molto diversa rispetto a quella del modello precedente, mi ha consentito di appoggiare in maniera molto delicata, piacevole, divertente sul tallone, correndo a ritmi relativamente lenti, perché effettivamente sono abbastanza, tra virgolette, infortunato, mi sto riprendendo. Ho apprezzato il fatto che l'appoggio sia davvero morbido, garantito anche dal fatto che è presente una quantità di battistrada nella parte posteriore che vi consente di appoggiare in maniera molto piacevole. A completare poi la struttura del design di questa scarpa è presente il solito, tra virgolette, flight plate, che però in questo caso si è allargato lateralmente in modo tale da poter consentire una migliore stabilità, ma al tempo stesso la struttura è comunque molto molto rigida, e di conseguenza potreste effettivamente proiettarvi in avanti in maniera semplicissima se il vostro motore ve lo consente e se non avete mangiato troppo durante le vacanze natalizie. Un'altra curiosità interessante legata al fatto che lo Zoom X abbia una doppia colorazione bianca e arancione, ma misurando con i miei sensori ma anche con il durometro ho notato che comunque la struttura di questo Zoom X è assolutamente uguale sia nella parte bianca sia nella parte arancione. Invece cos'è cambiato rispetto al modello precedente? C'è una struttura segmentata longitudinalmente che di fatto riduce ulteriormente il peso della scarpa stessa e offre un miglior bilanciamento della corsa, garantito anche, come già detto, dal fatto che il flight plate sia molto più ampio e di conseguenza riuscirete a correre in maniera relativamente più stabile. Tra l'altro sarebbe veloce se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Ho amato poi la struttura del battistrada, che è formata da quattro sezioni, è assolutamente con un'ottima trazione. Purtroppo, per fortuna, l'ho utilizzata pure in Valle Olona correndo con la pioggia. Ho notato che nell'avampiede la quantità di gomma è importantissima, ha dei piccoli tacchettini, ha una struttura colorata sulla parte dove ci sono i pods, mentre nella parte centrale mediale c'è una gomma esposta, e sulla parte posteriore rispetto al modello precedente è diminuita la quantità di gomma, sempre per la stessa ragione, perché questa scarpa è pensata per correre davvero velocemente, quindi si è notato che l'appoggio del podistamatore era più di avampiede. Penso che la parte della gomma posteriore sia molto più leggera e di conseguenza potreste notare una usura relativamente più importante rispetto ai modelli precedenti, però ho amato assolutamente il fatto che questa scarpa comunque vi consenta di gestire al meglio tutti i cambi di direzione, e poi effettivamente gestisce e media in maniera molto interessante la morbidezza dello Zoom X e la parte molto più dura del flight plate. Un altro aspetto che ho amato particolarmente è il fatto che questa scarpa secondo me è molto più stabile rispetto a quella del modello precedente. Chiariamoci, è una scarpa per podisti amatori con un appoggio neutro. Rispetto alla versione 2 ma anche alla versione 1 ho notato che l'angolo di pronazione sia diminuito di 2 gradi sulla mia caviglia, quella sfortunata dove ho qualche piccolo problema derivato dalla frattura di 2 anni fa. Dipende molto dal vostro appoggio, perché questa scarpa, se appoggiate di tallone, potrebbe crearvi qualche problema, perché non ha in primo luogo la possibilità di estrarre le solette e sostituirle con dei presentari personalizzati, in secondo luogo perché comunque la scarpa cede al suo interno. E quindi a chi è adatta questa scarpa? Se Nike parla nel comunicato stampa del fatto che è una scarpa da velocità di maratona per tutti i runner, penso che comunque sia raccomandata soltanto per il podista amatore voluto che volesse correre tutte le gare, ovviamente dai 5 km
fino alla maratona. È stato fatto il record del mondo a Chicago da Kittun. Sicuramente con questa scarpa non avrete nessun problema nemmeno dopo 30 km di corsa, grazie soprattutto alla quantità di mescola presente sia nell'avampiede sia nel tallone. Ovviamente la potreste usare anche per correre ripetute in pista o, perché no, anche dei medi, ma di fatto dà il meglio di sé sicuramente oltre l'ora e mezza di corsa, perché questa scarpa ha una economia di corsa assolutamente eccezionale. Quando la indosserete sicuramente avrete la stessa sensazione che ha avuto la Hassan, ma anche il sottoscritto, alla prima corsa, perché questa scarpa di fatto vi proietta davvero in avanti in maniera molto, almeno secondo il mio punto di vista, migliore rispetto a quello che invece ho visto con le scarpe dai competitors. Però sicuramente la scarpa dà il meglio di sé oltre l'ora di corsa e credo che sia adatta per correre le maratone. A livello di ritmi suggerisco questa scarpa per correre dai 5 al chilometro, so che è uno spreco, ma comunque si può fare ed è stata utilizzata anche da moltissime persone, almeno nel primo modello che era molto morbida, così come lo è questa, per correre anche le corse lente, ma fino ai 3 al chilometro, ma anche forse molto meno se il vostro motore ve lo consente, grazie anche al fatto che comunque la riduzione di peso sia significativa e quindi non sentirete questa scarpa quando correte a 4 al chilometro, perché davvero va da sola. A livello di durata, secondo me questa scarpa potrebbe durare almeno fino a 400 km per essere utilizzata per tutte le gare, ma poi chiaramente dipende molto dal vostro appoggio. Ovvio che poi potreste utilizzarla per le corse lente di tutti i giorni se amate correre con una scarpa con una morbidezza estrema, e soprattutto correndo lentamente tenderete ovviamente a correre più di mesopiede o di tallone, e di conseguenza forse con questa quantità di gomma eccezionale non avrete nessun problema. Non sono ovviamente tutte rose e fiori, chiaramente secondo me questa scarpa ha una struttura esposta che nei modelli precedenti non c'era, quindi la sensazione almeno visiva è che si potrebbe rovinare più rapidamente se non la utilizzate in strada, ma invece in pista bianca, perché ovviamente potreste sfregare sul terreno e nonostante l'appoggio possa essere di avampiede, chiaramente appoggerete anche di tallone nel ciclo di corsa e di conseguenza potreste notare un'usura prematura rispetto invece ai modelli precedenti. Però chiaramente questa è stata una scelta legata al fatto che Nike volesse ridurre significativamente il peso e penso che sia una scelta vincente. In secondo luogo, questa linguetta Racing è sicuramente con un buon supporto Flyknit, però penso che sarebbe stato assolutamente meglio aggiungere una quantità di tomaia sulla parte dove di fatto la scarpa viene allacciata in maniera molto molto stretta. A me succede che con questa tipologia di struttura abbia poi qualche problema dopo una gara sul collo del piede per qualche giorno. Sarebbe stato secondo me molto molto intelligente aggiungere una quantità di tomaia che poteva di fatto ridurre questo rischio, però chiaramente qua stiamo parlando di questioni di lana caprina. Penso che questa Nike Alphafly 3 rappresenti un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti grazie alla riduzione di peso, la quantità di mescola molto più morbida rispetto al passato, ha una stabilità importante dovuta al flight plate. La raccomando a tutti i podistamatori super evoluti che volessero migliorare il proprio personal best. Mi è piaciuta tantissimo. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Non la tiro e non vado a dar da mangiare al coniglio, ma invece vado a comprare qualche gadget in centro Milano. Ciao, alla prossima!